Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Spider-Man. Di nuovo, ho completato questo DLC al 100%, come potete vedere qui, la rapina al 100%. Adesso dobbiamo andare su territori contesi. La città che non dorme mai, episodio 2, territori contesi. L'escalation di violenza nella guerra tra Hammerhead e il Maggia trascina in questo conflitto tra bande anche Yuri Watanabe, la più fedele, nonché unica, alleata di Spider-Man all'interno della polizia. Quindi ci sarà di mezzo anche Yuri. Porca pupazza. Porca pupazza. Ci eravamo lasciati che The Cat muore. Così, a caso, è morta, dovuta a un'esplosione, appunto, di Hammerhead, che ha piazzato delle bombe all'interno del suo attico. E adesso iniziamo questa nuova storia. Capitano Yuri Watanabe, rapporto sul caso. Felicia Hardy, nota come Black Cat, è scomparsa, forse morta. Si era alleata con Hammerhead del Maggia per ricattare i vertici delle altre famiglie. Ma ha commesso l'errore di tradirlo e così il padrino si è vendicato usando le armi della Sable. Hardy e le prove ricattatorie sono entrambi spariti nell'attacco. Ora Hammerhead vuole la testa degli altri boss. Non potendo più ricattarli, è come si suol dire, andato ai materassi e spera di eliminare gli altri padrini con la forza. Per farlo, ha pensato di impossessarsi delle armi pesanti lasciate in città dalla Sable. Abbiamo requisito tutto l'equipaggiamento possibile, ma la situazione è seria. Infuria una guerra tra bande e New York è sotto il fuoco incrociato. Ma la fortuna comincia a girare. Il Maggia ha bloccato Hammerhead nel vecchio sanatorio di Harlem. Se teniamo impegnati i suoi uomini con un diversivo, potremmo infiltrare una squadra nell'edificio e prenderlo vivo. Abbiamo una sola occasione. Vediamo di non sprecarla. Laggiù si mette male. Ci siamo, quando vuoi. Ricevuto. Metto in scena un diversivo coi fiocchi. Pronti, signori? Spidey, guarda qui. Bello. È contro il regolamento. Scusi, capitano. È un regalo di mio figlio. È raro lavorare con un supereroe. Chiuderò un occhio per questa volta. Ora pensate alla missione. Sì, signora. Comincia la festa. L'arte della guerra, il capitolo sull'inganno? No? Meglio. È il nostro momento, ragazzi, abbiamo ufficialmente iniziato. Con Gesù. E io ci sono dentro fino al collo. Ovvio. Pessimo tempismo. Ci siamo. Non riesco a credere che Hammerhead abbia scelto per base un sanatorio in rovina. No, aspetta. In effetti ci credo. Devo solo distrarre questi tempi, mentre Yuri e i suoi entrano nell'edificio e portano via Hammerhead. In poche parole, ragazzi, in questo edificio dovrebbe starci Hammerhead. Hammerhead, pesce martello. Serve un nome per gli altri padrini. Alce può andare? È un animale maestoso. O forse Stingray, la razza, che riprende il tema acquatico. Ah, sto sparando a caso. Ma quanta gente c'è? Lasciate perdere quei pesci! Concentratevi sul ragno! Ma non ci stai venendo, voglio. Oh mamma! Mi sono imbucato a una festa in cui odio tutti! Dai, dillo! Tenetelo giù! Mamma mia! Ti presento il pugno! Oh mamma! Stai scavando la fossa! Quanta gente c'è? E muori tu.
tocca a me, di qua. Belli, raga. Queste bande criminali non restano mai a corto di uomini. Yuri, tutto bene? Eliminazione confermata? Confermata, proseguiamo. Muoversi, muoversi! Sì, sto bene. Sopra di noi! Costringetelo a scendere! Che sta succedendo? Continuate a pestarvi tra voi. Io vi do giusto una mano, ok? Nuovi sgherri del Maggia, nuovi sgherri di Hammerhead. Stessa devastazione. No, ancora. Ehi, potrei continuare tutto il giorno, anche se preferirei di no. Fatelo scendere. Pelo di ragno, maledetto. È morto. Ah, ok, l'ho fatto. Così. Fatti tutti, mamma mia. Oddio, chi è questo? Sul parabrezza. La smettiamo con queste battute? Ah. Ah. Dico già che avete preso in prestito i suoi scudi. Alla boom. In giro si vedono anche scudi più belli. Confronta quello che ti farà il capo. Vada boom. Fatti tutti? Tutto liscio come previsto. Ora posso raggiungere Yuri. Da dove? Da lì. Ma sì. Ma giù. E Yuri, fuori è tutto sotto controllo. Lì come va? Non mi riceve. Forse è nel seminterrato. Meglio andare a cercarla. Voglio, secondo me stai nei guai, Yuri. Comunque questo DLC non l'ho mai giocato, quindi mi metto tutto nuovo. Di sicuro niente fantasmi. Yuri sa come muoversi, ma qui c'è qualcosa che non quadra. Devo trovarla immediatamente. Spero che non salti fuori un fantasma dal bagno. Ne farei a meno. Ok. Non tutti i vecchi sanatori sono infestati dai fantasmi dei pazienti sottoposti a tortura. Ma questo scommetto di sì. Ok. Penso di essere... Nati sbirri pensano di poter entrare nel territorio del Maggia senza consiglio. Si parla durante le infiltrazioni. Ah, l'avevo anche notato. Sembra la base operativa di Hammerhead. Ma lui non c'è. Si stavano giocando i quartieri per stabilire le nuove gerarchie dopo la caduta delle altre bande. Beh, tanti auguri. I newyorkesi sono allergici agli ordini. Poi? Gli altri padrini. Don Maucchio è famoso per la sua creatività. Don Cicero. Big C. Lurido come avvocato e persino peggiore come essere umano. Don Fortunato. Il vero boss del Maggia. Pare che suo figlio voglia lasciare la banda. Don Costa. Ha rovinato decine di famiglie innocenti. Meriterebbe una lezione. Ok, abbiamo fatto la conoscenza dei vari padrini. E adesso? Yuri!
pessimo segno. Devo trovarla e subito. Dove dobbiamo andare di là? Via, via, via. Yuri. Dove spunta? Non importa. Serve una scorciatoia. E c'è anche il ragno. E noi li facciamo fuori. Ammazziamoli tutti. Certo. Devo togliere di mezzo questo rompiscatole. Siamo qui soldi guardi. Stai comodo, eh? Entrare. Davvero? Certo. Ci ha provato lui. E? Hammerhead gli ha quasi staccato un orecchio. Quella stanza è sorvegliata. Forse Yuri c'entra qualcosa. Sì, ok. Ho capito. Non devo dare nell'occhio. E ora? Ok, ora gli altri. No, mi poteva fare questo. Che cos'è? A posto. Ora? Lombardi, rapporto. Ehi, chi è là? Lombardi non risponde, qualcuno va a controllare. Sto andando. Ci siamo quasi. Ho preso. Penso pure te. L'ultimo. E anche questa è fatta. Ora perché Hammerhead ha lasciato qui di guardia i suoi sgherri? Tecnologia Sable. Ma cos'è tutto il resto? E com'è finito nelle mani di Hammerhead? Ah? Qui ci sono troppe attrezzature per le dirette video. Scrubble non approverebbe. Questa è una novità. Che e roba mi sembra è? Troppo professionale per Hammerhead. Che roba è? Telecamere. Mi aiuteranno a trovare Yuri. Devo entrare lì dentro. Usano il vecchio sistema di sicurezza. Andiamo, Yuri. Io sono un gentiluomo. Prima di entrare, busso sempre alla porta. No. Ma voi vi siete infiltrati come serpi. È il problema dei poliziotti di oggi. Nessun rispetto. Vigliacco! Certo, ai tempi avevamo il vostro rispetto. Era un gioco di ritorsioni. A ciascuno il suo ruolo. Ci temevate. Ma ora... ora pensate di poter vincere senza sforzo! Invece deve tornare la paura. Getta l'arma! Mani dietro la testa! E se rifiutassi? Capitano, mi dispiace. Arma a terra! Ecco.
È questa la paura. Ora, capitano, ora! Yuri! Yuri, dove sei? No! No! Ma che rega... Yuri, sicura di stare bene? Sì, ho solo bisogno di rimettermi in sesto. Lascia fare a me. Posso trovare Hammer e scoprire cosa ha in mente. Tu pensa a riprenderti. Sì, sarebbe l'ideale. Devo chiamare le famiglie degli agenti e avvisarle. Ma non tagliarmi fuori. Se scopri qualcosa, voglio essere messa al corrente. Promesso. Lo fermeremo, Yuri. Non mi basta. Deve pagare per i suoi crimini. Oh. Hammered ha colpito nel vivo. Non può continuare a seminare il caos. Ho sentito che i suoi uomini bazzicano spesso il bar senza nome. È un buon posto per iniziare la caccia. Mamma, cioè... Così. Cioè... Sono senza parole, regà, ma... Così, di botto. Altro giorno, altro inestimabile monumento di New York distrutto da Spider-Man, il prodigioso arrampicamori. Il sanatorio di Harlem era nelle migliori condizioni? No! I dottori di un tempo hanno commesso orribili atrocità sui pazienti? Probabilmente, ma questo dà forse il diritto ai giustiziari in spandex di saltellare giù Livi e profanare un pezzo della nostra storia? Io credo di no! È nostro dovere, o meglio nostra responsabilità, conservare i retaggi più vergognosi del nostro passato, perché è quella l'America che mi fa sentire a casa. Come ho risposto alla mia dottoressa, che mi suggeriva di calmarmi, mai e poi mai! E vi spiego perché. Sono sicuro che la polizia avrebbe potuto gestire gli insignificanti screzi nel sanatorio senza la forza distruttiva del ragno e delle sue folli armi. Cosa ne pensi, New York? Ma vaffanculo, JJ. Ma che cazzo ne sai te? La parola d'ordine è fammi entrare, idiota! Niente male. Ho lavorato parecchio. Il bar senza nome. L'ha detto la bazzicata dai peggiori criminali di New York. L'ultima volta che sono stato qui, la rissa è durata quasi tutto il weekend e Labor Day. Ma ora ho te, mio piccolo adorabile amico. Qualcuno qui deve sapere cosa è lo Spider-Bot. Potrei mettermi a origliare le loro conversazioni. Niente armi, risse o poteri, eh? Forse è pretendere troppo da questi clienti. Sì, ma io non voglio lasciarti le armi. Mi spiace, ma le regole sono queste. Le armi devono restare qui. Mo? Ok, ma io non voglio. Capisco perfettamente. Tuttavia il bar non accetta clienti armati. Ma io non voglio. Ma ora? Ce l'ho capito. Devo fare. Cosa tocca fa?
Ah, devo salire da sopra. Ok. Scusa tutto fare del Maggia che dovrà ripararla. E ora? Ah, c'è troppo brusio. Dovrei filtrare le ricerche per le parole. Devo isolare le loro onde vocali. Bene, vediamo cosa hanno da dire questi distinti gentiluomini. Finalmente siamo liberi dal Maggia. Hammerhead è il futuro di questa città. Non ti sembra tutto troppo strano? Cosa? Beh, quello che sta facendo a se stesso. Il progetto Olympus. Non è naturale. Perché? Il tuo tatuaggio è naturale? Dai, è diverso. Ok. Non vorrei sbilanciarmi, ma ho l'impressione che qui i laureati si contino sulle dita di una mano. Eh sì. Progetto Olympus, teniamolo bene a mente questa cosa. E ora? Ti va una birra più tardi? No, mi tocca il baseball. Cioè? Ti vedi una partita? No, no, gioco io. Torneo tra di noi. Ma che bravo. Giuro su mia madre, vinciamo sempre. Comunque qui c'è solo quella birra alla spina da poco. È tempo di infiltrazione. Qualcuno di questi tizi deve conoscere i piani di Hammerhead. Qual è il gruppo che sembra più losco? Pronto il moncherino insanguinato? A chi va? Isoliamo la conversazione. È da pazzi. Tutti i padrini del Maggia nello stesso posto. Quei babbei si credono al sicuro. Ma il capo gliela farà vedere. Dopo averli fatti fuori, sarà lui a guidare il Maggia. Stupidi padrini. Se Hammerhead elimina i padrini, prenderà il controllo del Maggia. Devo trovarli prima di lui. Forse qualcuno sa dove si nascondono. Io voglio cercare. Ma dove? Ok, di là. Devo isolare le loro onde vocali. Senti, per l'attacco ai padrini, dove ci troviamo? Ti hanno dato istruzioni? No, ma quello nuovo dice di saperlo. L'ha sentito personalmente da Hammerhead. Perché l'ultimo arrivato è più aggiornato di noi? Io gli spacco i denti. Spero proprio che il novellino sappia dove sono i padrini. Forza, novellino, credo in te. Novellino, dov'è il novellino? Puoi seguire? Devo isolare le loro onde vocali. Gira voce che sai dove siano i padrini. Parla piano. È solo che... No, non lo so. E dai, novellino. Visto? Ci avrei scommesso. Aspetta, però so chi lo sa. Vinny e Gino. Sono sul retro. E non vogliono dirlo a nessuno. Sai che novità. Vinny e Gino sanno sempre tutto. Non dare aria alla bocca, novellino. Vinny e Gino, eh? Devo arrivare sul retro e scoprire cosa sanno. Giustamente. La porta vicino al flipper da sul retro. Devo solo aprirla. Come? Qui è tutto in malora. Dino! Gino? No! Dino! Vado subito. C'è tutti quanti i nomi italiani. Vabbè, non so videogioco contro King Queen. Scusate, permesso? Un altro fusibile. Che succede lì dentro? Ci sono Vinny e Gino all'opera. Bene. Io sono Vinny e Gino? Le attività di Hammerhead. Devo dare un'occhiata a quella mappa. Tra la distilleria e la... Esatto.
Una volta finito qui devo chiamare MJ. Vorrà conoscere queste basi per i suoi articoli sulle attività criminali. Ah, sono le basi? Cazzo. Ok, forza. Devo trovare Vinny e Gino per scoprire dove sono nascosti i padrini. Oh, mamma mia. Allora, ho un problema. Spara. Io bevo questa birra, anche se fa schifo. Una tortura. Poi devo pisciare, giusto? Chiaro. E qual è il mio problema? Principessa. Hai sentito questa storia del progetto Olympus? Già, e non mi piace. Invece è interessante. Rischia di farci ammazzare. Progetto Olympus. Perché ne parlano tutti qui? Vinny e Gino, presumo. Quei due conoscono i piani di Hammerhead. Devono esserci degli appunti sul tavolo. Radio AM. Vin... Cavolo! E uno è andato. Sotto con l'altro. È una postazione difendibile. Certo. Dall'esterno. I padrini del Magia non hanno la minima idea di cosa li aspetta. Avranno una bella sorpresa. Stiamo scherzando? È la mia occasione. Qui c'è una scatola eclettica. Come faccio a salire, scusa? È quello che ho detto. Hai detto eclettica, come mia zia. I padrini sono nascosti all'Auerbach Theater. Devo raggiungerli prima di Hammerhead. Ottimo lavoro, Spider-Bot. Ora resta nascosto, torno a prenderti dopo, con qualche litro di candeggina. Ehi, hey, MJ, sono Peter. Sì, Pete, ho il tuo numero in rubrica. Non devi dirmelo ogni volta. Giusto, ovvio. Ascolta, so che sei al lavoro su quel pezzo sul Magia. Ho qualcosa che potrebbe tornarti utile. Sì. Ho localizzato 4 attività di Hammerhead. E scommetto che non c'è niente di legale sotto. E con quali soldi pensi di scommettere? Ma apprezzo il pensiero, mi ci la dico subito. Posso occuparmi io della parte noiosa. Ti tengo informata, ok? Saresti un tesoro, sono con l'acqua alla gola. Ci sentiamo presto. A tutte le unità, servono rinforzi per il trasporto di un testimone informato su Hammerhead, rispondete. Qualcuno che ha il fegato di testimoniare contro Hammerhead. Devo assolutamente proteggerlo. Andiamo, andiamo, andiamo. Non servivano rinforzi. Per me sì. Non è difficile guidare per qualche isolato. Hai visto cosa sta succedendo? Io non mi fido di nessuno. Si stanno muovendo. Devo seguirli nel caso qualcuno si presentasse senza invito. Ma se mi mettessi appostato... No. Per ora tutto ok. Non portare sfortuna. Dai. Perché rischiare? Perché la superstizione è un'idiozia. Vedremo. Seguiamoli passo passo, anche se non vanno molto veloci. Sembra tutto tranquillo, forse troppo tranquillo. Perché non c'è nessuno a sentirmi dire queste frasi a effetto? Ecco, guardate la mappa, raga. Abbiamo compagnia! Sgherri di appunto. Sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Aia. Devo proteggere il testimone. Aia. Avevate pianificato un viaggetto verso casa Hammerhead per il testimone. E invece... Uccidete l'insetto e prendete il testimone. A terra. Aia. Va a finire male. Devo togliere di mezzo gli altri sgherri di Hammerhead in giro per la città. E lo faremo per la prossima puntata, raga. Grazie per essere stati qui con noi. Spider-Man, come va la caccia? Bene. Ho una pista sui padrini. Tu come ti senti? Stanca.
Ho chiamato le famiglie ed è filato tutto liscio. Ma è stata dura. Molto dura. Ma andava fatto. Ci penso io, Yuri. Fidati. Ok. All'Auerbach Theater. Per fare da babysitter ai padrini. E lo facciamo domani, regà. Io vi saluto. Lasciate un mi piace e ci vediamo domani. Bella. Sai com'è? Il solito. Cose da uomini... ragno. Che c'è? Volevo ringraziarti di nuovo per la prima lezione. Cioè, speravo in un pochino di azione in più, ma ora sono tipo cintura nera di roba nuova. Questa faccenda è assurda. Sì, finché nessuno ti spara è una discreta figata. Concordo. E a quando la prossima lezione? Non lo so, ma se è un periodo... Ascolta, ho preso l'abitudine di finire i compiti in anticipo. Ho sistemato tutte le faccende di casa e non ho più schiacciato su nessun idiota a basket, lo giuro! Sì, no, è grandioso, Miles. Stai andando benissimo. Ti avviso quando mi libero, ok? Ok, certo, splendido. Grazie, Peter. Ho creato un mostro. Un mostro di entusiasmo.